ho voluto, proprio oggi sono partiti i lavori, non è che consegniamo, avete visto che sono già gli operai che lavorano, per cui insomma nei prossimi mesi hanno 400-500 giorni di lavori, per cui nel 23 tutta quest'area sarà completamente cambiata, che poi diventerà l'immagine dell'ingresso, fanali e tutto quello che serve. Molto molto bene, bravi e complimenti a tutti. Assessore. Sì, grazie sindaco, ma intanto buongiorno a tutti. Un ringraziamento ovviamente all'ingegner Bernetti e a tutti gli uffici, perché questo è un secondo lotto che permette di infrastrutturare il Porto Vecchio, ed al di là dell'importo economico di quasi oltre 9 milioni, diciamo che è un tassello importante nella riqualificazione di quest'area in cui questa amministrazione ha sempre creduto. E partiamo oggi con il cantiere, come avete visto, davanti al magazzino 26, dando quindi priorità a quella parte lì del Porto Vecchio, e che andrà a infrastrutturare anche la zona, quindi non si tratta solo di intervento di asfaltatura ma di infrastrutturazione di tutta la zona, quindi con tutti i sottoservizi e anche illuminazione, perché come sapete illuminazione non esisteva all'interno del Porto Vecchio, la sistemazione anche di pista ciclabile e passeggiata con anche le aiuole a verde, quindi sarà proprio una riqualificazione importante del Porto Vecchio. Che alcuni manufatti con questo lotto di oltre 9 milioni di euro verranno abbattuti, ad eccezione della locanda che verrà riqualificata ed è soggetta a vincolo. Noi andiamo a riqualificare un tratto di viabilità, questo secondo lotto, a infrastrutturarlo completamente e quindi a renderlo anche illuminato, ma andando anche a dare un segnale per quanto riguarda la ciclabilità e l'utilizzo per le passeggiate, con anche la sistemazione di aiuole a verde.